Con noi oggi anche Rino Bolognesi, un altro nome storico del doppiaggio italiano. Dall'incredibile Hulk a Batman, cosa significa prestare la propria voce per un supereroe che diventa un mito? Ma non è tanto il supereroe, perché noi forse ce ne rendiamo appena conto. È il modo magari di approcciare quale voce usare per quel determinato personaggio. Ecco, e poi riuscire a dare il meglio di se stessi interpretando anche con quello che ci chiede il personaggio che doppiamo. Allora si usano varie tecniche, varie voci e si cerca di interpretare poi nel migliore dei modi per quanto sia possibile. È il mestiere comunque sia, credo, più bello del mondo, perché dà delle soddisfazioni, dà delle sofferenze. Io ho anche pianto per fare questo mestiere, mi sono trovato con dei direttori, mi hanno anche fatto piangere. E poi bisogna approcciare questa attività con una grande umiltà, perché anche dopo tanti tanti anni che si è fatta la professione, ogni volta che si va al leggio è come se fosse la prima volta. Sono intonazioni nuove, intonazioni che ti escono fuori, che le hai a volte incorporate molto spesso, ma molto spesso te le devi reinventare. E allora ogni volta che vai hai sempre paura di non essere giusto, di non essere perfetto, di non essere esatto e di sbagliare. Io ho avuto una grande fortuna quando ho cominciato per caso, che venivo da Mleto con Albertazzi, ero, e con la Magnani ero in Russia, tornai in Italia, mi proposero questo provino, andai con Proietti e diventai primatore della SAS e cominciai così, un colpo di fortuna. Io sono stato un fortunato, però è un mestiere che va comunque conquistato. E quello che è più difficile per conquistarlo, raggiungere il grado in cui, come si pretende oggi, di una verità, finta verità, che sia vera, ma naturalmente viene da un artificio che è la finzione. Ed è la cosa più difficile che ci sia. E comunque mai un punto di partenza, la verità cinematografica o anche scenica, mai vera, ma sempre studiata, sempre conquistata, e ci si mette molto spesso una vita. La naturalezza che si ha nella vita di tutti i giorni è diversa dalla naturalezza che si deve avere nella sala di doppiaggio. Perché? Certo che è diversa, perché fingi di essere come nella realtà, ma devi fingerlo. Nella realtà lo sei tu, però voglio dire, non arrivi oltre a una certa barriera, non superi, a parte il fatto che si può anche superare, però in genere si è naturali, così, perché si parla di... Se io devo fare la stessa cosa, devo dire le stesse cose recitandole, fingere di dire queste cose è una cosa pazzesca, cioè ci si mette una vita, molto spesso non ci si riesce mai, perché si tende a fingere, si tende a recitare la finzione, invece la finzione non va recitata, va dimostrata di averla capita, di averla incorporata e riuscire a trasmetterla da un punto di vista scenico, cioè interpretativo, che è la finzione, che è la conquista maggiore di uno che fa l'attore. La scuola di doppiaggio italiana è giustamente considerata una delle migliori del mondo, se non la migliore del mondo. Perché, secondo lei? Io ho doppiato anche in Francia, perché ho fatto un film con Delon e mi sono andato a doppiare. Loro fanno i sottotitoli e lei deve andare con i sottotitoli e andare a sinco i sottotitoli, è quasi impossibile. Usano questa tecnica, poi in sincronizzazione la sistemano, ma non c'è mai un rapporto immediato, mentre in Italia c'è il rapporto immediato. Dove è il luogo in cui ci sono i grandi fenomeni di questo mestiere? È in Italia. Cioè, oltre questo credo che non ci sia, poi magari sarà una conquista che faranno anche gli altri, indubbiamente col tempo avverrà, però per ora in Italia ancora i risultati migliori sono quelli italiani.